Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi vedremo insieme l'esercizio numero 42 del metodo per tarantella calabrese volume 2. Questo esercizio è, diciamo, il proseguo del 41, la cosa basilare è imparare prima il 41 e poi con questo. Se non l'avete fatto, fatelo. L'esercizio è questo. Ecco, questo è un rigo, però ovviamente va ripetuto, diciamo, tantissimo, non due volte, io l'ho fatto due volte, ma voi vi mettete a casa, insomma, lo fate molto 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 lentamente, quindi e man mano lo velocizzate, lo ripeterete magari una mezz'oretta, fin quando sarà semplice seguirlo. Vi ho detto prima, insomma, questo esercizio è il proseguo dell'altro. Se non avete, insomma, assimilato bene la melodia, che insomma è il 41, questo si aggiungerà diciamo, un suono sotto che avete già incontrato negli altri esercizi, però è importante che impariate prima questo. Allora, vi ho segnato questo con un pennarello diciamo fosforescente, questo suono che si prolunga. Ho trovato questa soluzione ancora meglio perché l'occhio arriva subito, quindi questo 4 prolungato si aggiunge il 2, poi va il 3, poi il 5 prolungato si aggiunge il 2, poi va il 4, il 5 prolungato si aggiunge il 2, poi il 5. Praticamente, questo già lo sapete sicuramente, l'avete già memorizzato in altri brani, però visto in questo modo vi potrebbe aiutare con un colore fosforescente. Valutate voi, è questo. Quindi questo. Quindi già su questa prima frase cercate di ricordare, ogni tanto ripetete solo il rigo di sopra, che è. E poi fate. Possiamo mettere un metronomo così, molto lento, sentite? Quindi a 56, 52. Memorizzate questa melodia e poi. Questo però va ripetuto e man mano velocizzato fin quando le mani andranno da sole, fin quando questo movimento diventa naturale. Questa non è una cosa che si fa in 1 minuto, 2 minuti o anche un giorno, non è, insomma, ci vuole, bisogna curare questa cosa e man mano assimilarla. Quindi così, e poi aggiungiamo la quartina come sopra, che già avete, diciamo, memorizzato sopra, e abbiamo eseguito questo primo rigo, cioè queste prime due battute. Metto la velocità un po' più veloce, aumento un po' la velocità, questo quindi a 60. Ancora questo. In apertura dobbiamo, ora fermo questo, il 2 allargarlo, vedete? È come sopra la melodia ta ta ti, come abbiamo fatto sopra, solo che andremo a allargare il 2, quindi è il 2 sul fa per chi gli addetti al lavoro, insomma posizione 3, quindi questa correzione 4 e 2 l'allarghiamo, il 3. Praticamente la melodia è questa, le due note, prolunghiamo il 2, aggiungiamo non questo 2 ma questo, quindi la linea melodica è questa, quindi ta, ma faremo. Quindi aggiungiamo questo 2 e il 3. Anche qui ho messo il segno fosforescente, insomma, ho evidenziato appunto per ricordare che il tasto è premuto. Quindi questo fatelo un po' di tempo, è scomodo come posizione, però insomma va ripetuto un po' di volte. Lasciate un tasto in mezzo, basta allargare il 2, quindi il 4 si aggiunge il 2, poi il 3. Fate questo per 5 minuti. Il 4, il 2 si deve sentire insieme al 4 ora, e poi il 3, quindi la stessa cosa poi per il 4 cerchiato il 5, fate, si aggiunge il 2 e poi il 5, quindi per 2 volte, quindi con il 4, quindi na a po' si aggiungono tutte e due, anche il 2 c'è. Colleghiamo queste, insomma, stiamo facendo queste, giusto per capirci. Prima abbiamo studiato questo, ora il 4 prolungato si aggiunge il 2 e poi il 5.
quattro cerchiato nuovamente come prima, e poi queste quattro note che abbiamo già studiato sopra, uguale a quelle di sopra, e sarà così molto lentamente, vedete? Chiaro? Ancora questo? Ci vuole tempo per ottenere questo effetto, e poi man mano lo velocizzate. Ancora questo? Ma più che altro di velocizzare, il suggerimento è quello di ottenere quella naturalezza, e ci vuole tempo, insomma. E la quartina, campo basso, e poi collegate tutto il rigo. Mettete un metronomo magari, ecco qua. Sì, anche il 56 può andare bene. Pensate, Napoli, Napoli. E vi collegate sempre a questo rigo. L'esercizio è questo. Beh, apportate le modifiche, diciamo, su questo rigo. Non è molto difficile. Bene. Dedicategli, insomma, il tempo necessario per memorizzare questo esercizio, quindi uno degli esercizi base vi servirà tanto. I bassi, beh, è semplice, se avete messo i bassi già sull'esercizio precedente, qui andranno da soli. Se non vanno da soli, vuol dire che dovete ripetere anche il volume 1, quindi andare con calma, andate troppo di fretta. Il tutto va fatto con molta calma e divertimento, altrimenti diventa un'ossessione. Divertitevi quando suonate, se non vi divertite o se vi fa male la mano, vuol dire che state studiando male, cioè volete ottenere grandi risultati, otterrete meno risultati perché può venire una tendinite, quindi fermarvi definitivamente con lo studio di questo strumento. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!